Ok ragazzi, oggi siamo qua a Officina della Pizza. Siamo qua per assaggiare, come vedete, la pizza di Zeb89. Siamo io, Check e Rick. Ci avete già visto? Siamo tornati, era chiusa l'ultima volta, abbiamo fatto 2 ore di strada e la pizzeria era chiusa. Allora, Canis Day, eravamo qua oggi a Officina della Pizza. Ma bestia! Ecco, ci sono le ferie. Bando alle ciance e andiamo dentro a assaggiare questa fantastica pizza. Let's! Allora, ci siamo messi qua fuori. Sentiamo un odorino di pizza che fa veramente... molto buono. L'acquolina. Fa venire l'acquolina in bocca. E lasceremo questa inquadratura perché è la migliore che possiamo fare, purtroppo. Ecco dentro. Faccio anche di là. Grazie mille. Ecco qua, sono arrivate. Fiero. Tutte uguali, ovviamente. Hanno un ottimo aspetto. Mamma mia. Che odore. Sono pizze molto, come dire, biscottate. Non sono le classiche pizze. No, è molto sottile, biscottata. Sottile, biscottata. Non sono le classiche pizze morbide, insomma, a cui siamo tutti abituati. Amici, prima fetta, vi aspetto tutti insieme. Sentiamo? Oddio, pronti amici? Ragazzi, vi propongo un brindisi. Ragazzi, un brindisi. Brindisi, pizza Zeb. Ragazzi, metto piante. Siamo in un'altra categoria. Allora, ma com'è sta pizza? No, allora, parere di Cecco, avendo il padre pizzaiolo un attimino, ci sono un pochino in mezzo, quindi riesco un attimino a capire quando la pizza è veramente tanto buona. E questa è veramente tanto buona. Perché... prodotti eccellenti, impasto eccellente, leggero e tutto, tanta roba. Cosa ne pensi, Terry? Allora, una pizza così buona era da un po' che non la mangiavo, onestamente. Per me, pieni voti, senza dubbio. Anzi, facciamo un giro da 0 a 5. Filippo, che ora? Allora, io a me non piacciono le pizze bianche e è l'unica che mi piace. Neanche il tartufo, che questa qua, con il tartufo mi piace. 5 stelle piene. 5 stelle. Eric? Anche io condivido un 5 su 5. Certo. Allora, io non sono mai stato abituato a mangiare pizze bianche. Il tempo preso sempre la pizza classica con pomodoro, mozzarella e tutta la roba sopra, però devo dire che nonostante sia una pizza bianca perfetta, 5 stelle se le becca senza neanche pensarci. Anch'io ovviamente 5 stelle su 5. Eccoci qua, siamo usciti dalla pizzeria e la pizza faceva paura, era davvero veramente buona, niente da dire, venite a provarla. È un viaggio che ne vale altamente i soldi spesi per il viaggio, autostrada, benzina e tutto. Il ristoratore è stato gentilissimo, è uscito 3 o 4 volte a spiegarci che la pizza era fatta con ottimi prodotti, di quando Zeb ogni tanto torna qua, che è ancora in contatto con lui, ha detto che è tornata ad Arezzo anche quest'estate. E ogni tanto torna anche a mangiare la pizza qua. Il ristoratore, ora Rick vi farà vedere, ci ha dato anche ognuno di noi degli sticker. Bene, ci vediamo con l'ultima clip. Oh, la bambina che ha lasciato il monopattino qua.
vai in montagna. Fuori strada? A me piace un po' quel jeep. Guardate che contromarco. Zeb, fallo vedere anche il tuo vicino. Vedere un po'. No, no. Oddio. Vai. Questo è che clip. Questo è clip. Dove ci siamo? Ok, avviato. Ok, però aspetta, vediamo come. Porco! Io lo sapevo. Stai ancora registrando, sì. Vero? Sì. Ovviamente sì. Questo qua è un fake. Vabbè, ovviamente. Oh, ma metti la fin dietro! Atterro io. No, sì. Sulla gente. No. Cosa, dimmi quando bloccare.